Ok ragazzi, oggi faremo un piccolo tutorial per i pescatori di spinning. Quante volte è capitato a voi di avere una zona infestata da alghe o piante galleggianti e non avete quei artificiali particolari dove l'amo non viene fuori e non si aggancia? Ora vi farò vedere che con una semplice operazione, come ho detto, si riesce a far tutto. Praticamente avete il vostro artificiale, questa è la spugnetta. Ovviamente il canale che dovete andare a visitare è sempre Full Timer Pesca. Siamo da parte. Che succede? Succede molto spesso che potete trovare della vegetazione. Perciò questa è la vegetazione, appena ve la tocca si aggancia l'artificiale, si va bene, se va bene lo perdete, ecco, già vedete, non sono riuscito proprio assolutamente a artificiale, arriva, tac, e si aggancia, niente. Ora vi farò vedere un semplice modo per evitare queste cose qua. Qua addirittura dobbiamo tagliare, vedete, tac. Ora, cosa dovete avere? Forbici, una bella spugnetta rubata alla moglie e vi faccio vedere un po' il da farsi. Allora, la prima cosa che dovete fare è tagliare a circa 5 mm, più o meno, se 5 mm ci sta tutto. Tirare via il pezzo che vi interessa e prendete le dimensioni delle vostre ancorine, più o meno tanto al chilo. Tagliatela in mezzo. Potete rifinire, la mettete rosso, bianco, anzi rosso sarebbe anche l'ideale, che è più attraente. Ne avete fatta una, passiamo all'altra. Ribadisco, può essere una spugnetta rossa, secondo me è molto più accattivante, però vi fa capire un po' il principio di questa cosina qui. Ecco, ovviamente potete rifinirlo, per carità divina, potete renderla ai minimi, però è un trucchetto che vi può far risparmiare un po' di euro quando andate a pescare. Dipende sempre dall'intensità della spugna, io vi ho fatto l'esempio. Ora facciamo la prova. Questo è un piccolo trucco che vedete benissimo, che adesso non si aggancia più. Un'antialga velocissimo, semplice, senza nessun problema. Ovviamente adesso ve lo rifaccio vedere togliendo le spugnette. Facciamo
giovane potete preparare 6 o 7 a seconda delle dimensioni. Vedete, boh, si è già agganciato. Senza spugnetta, rifacciamo la prova, vedete che perfetto, più semplice di così, un tutorial velocissimo, si risparmia, non dovete per forza avere 60.000 artificiali per venire fuori da certe situazioni. Spero che questo mini tutorial molto economico vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, a sinistra campanellino, segnatevi e lasciate un like se vi è piaciuto.